Un tempo a testa e un pari senza dubbio prezioso. Dopo un promettente avvio, il Pescara denuncia qualche defaillance proprio in coincidenza col gol subito. Rischia di incassare la seconda rete, ma reagisce nella ripresa attraverso il gioco e la condizione atletica. E così il pari firmato da Tognozzi e il giusto premio al termine di una prestazione incoraggiante. Il tecnico Eusebio Di Francesco. Sì, sì, ha fatto la disamina giusta della partita, perché secondo me nel primo tempo, nella prima mezz'ora, prima di prendere gol, avevamo fatto noi la partita anche in maniera intelligente e giusta come volevo io. Senti, hai rivisitato il modulo, questo 4-3-3, com'è andata? Contentissimo, mi ha dato grande soddisfazione, perché si parlava sempre di magari di risultati e di un gioco un pochino così così, di un'ottima fase difensiva. Invece secondo me oggi, guarda un po' il caso, a volte... ritrovando il gioco poteva venire anche la prima sconfitta, invece siamo stati bravi a crederci fino alla fine, abbiamo ottenuto il pareggio, anzi io avrei voluto anche qualcosina in più, però avevano speso tantissimo i ragazzi. Di Francesco rilancia Tognozzi e cambia sistema di gioco dal 4-2-3-1 delle scorse domeniche al 4-3-3, interni Coletti e il discusso Dettori, che da mezzala può fruire di maggiore libertà in fase di rifinitura della manovra a beneficio del tridente Soddimo Sansovini Ganci. Squadra corta e aggressiva, dopo 3 minuti grande opportunità per Sansovini che elude il grande ex Marco Pomante, libera il sinistro ma opta per una soluzione a dir poco velleitaria. L'11 di Papagni appare irretito dall'avvemente avvio dei biancazzurri, puniti tuttavia alla prima disattenzione. Chiaretti detta il passaggio tra le linee, riceve da Dumbiai di Spira, sì, che tutto solo di testa schiaccia alle spalle di Pinna. 8° gol stagionale per il 22enne attaccante franco senegalese scuola Sochaux, ma è piuttosto evidente la distrazione del pacchetto arretrato, non sarà l'unica. Il Pescara infatti accusa il colpo. Da 2 passi Anaclerio alza la mira sugli sviluppi di questo corner battuto da sinistra che trova di nuovo impreparati Olivi e compagni. Quindi scambio Anaclerio, sì, scatto di Dumbia, Olivi tocca il pallone ma Pinna in uscita rovina addosso all'esterno Ivoriano. Le proteste dei padroni di casa per Vivenzi di Brescia e solo calcio d'angolo. Finale di frazione, errore di Petterini, repentino capovolgimento di fronte del team pugliese, da Pierotti a Dumbia, splendido controllo in velocità, apertura per sì, contratto da Mengoni. Al rientro, dopo la provvidenziale chiusura in tackle scivolato di Capitano Livi, il Pescara reagisce in modo deciso e convincente. Finalmente una conclusione, autore Tognozzi al 13°, 1 minuto più tardi sinistro forte ma centrale di Ganci e poi il fendente di Petterini di poco al lato. Papagni annusa il pericolo, sacrifica una punta Anaclerio a vantaggio di Cepitelli, terzino destro. Pierotti diventa così esterno alto, Chiaretti si piazza in mediana quasi a ridosso di sì. Una sorta di 4-5-1, cui Di Francesco risponde con la mossa Zizzari in luogo di Soddimo, Sansovini dirottato a sinistra. La pressione aumenta, ottimo chance per Ganci che potrebbe anche tirare, ma serve Zizzari in posizione di fuorigioco. Prodromi tuttavia del pareggio, corner da destra, lo stesso Ganci pennella al centro, qualcuno perde la marcatura di testa. Tognozzi prende la mira e ringrazia. 1-1, grande festa per il centrocampista biancazzurro, emarginato da Cucurella e rivitalizzato da Di Francesco. Fuori Pierotti, dentro Dionigi. Papagni torna così alla 4-4-2 nel Pescara. Carboni e Vitale rilevano Sansovini e Ganci. Non accade altro sino al 90°, quando da uno svarione di Damiano Zanon nasce per sì questa opportunità letteralmente frustrata dall'ottimo Andrea Mengoni. Intervento difensivo che dà l'idea di un Pescara pugnace e indomito, tatticamente corretto da Di Francesco, ma soprattutto trasformato nello spirito.